Strettissimi, vi chiederei innanzitutto di prendere posto, così possiamo cominciare questa presentazione del film Quel posto nel tempo, ma anche della collaborazione con il conservatorio. Adesso insomma ci mettiamo a posto comodamente e cominciamo a parlare bene. Io sono Emanuele Rauco, modererò questo incontro, vi ringrazio di essere qui e cominciamo con i saluti da parte del Presidente del Conservatorio, il Professor Fiorenzo Scaranello. Benvenuti in questo spazio che la bontà della Regione Veneto ci ha concesso. È il terzo anno che veniamo, è per noi un onore presentare produzioni che sono in realtà molto inusuali per un conservatorio. Queste in particolare sono anche originali e sono generative, nel senso che sono feconde perché generano a loro volta opportunità nuove. Presentiamo allora in particolare il film Quel posto nel tempo, diretto da Giuseppe Nuzzo, con protagonista Leo Gullotta. Per questo film noi abbiamo fatto la parte sonora, curato il missaggio, il post processato il film successivamente. Gli autori e compositori dopo vi illustreranno con maggior dettaglio queste caratteristiche. Presentiamo inoltre un documento film ricavato da un'opera teatrale di Edwin Abbott, Flatlandia, che è stata presentata in prima assoluta al Teatro Sociale di Rovigo. Da lì noi abbiamo ricavato un documento film che potrebbe essere un'occasione per rigenerare le opere teatrali, per rinverdirle in qualche modo. È un'opera multimediale che ha visto la partecipazione di diversi dipartimenti del nostro conservatorio, anche lì i dettagli li sentirete dai protagonisti. Tutto questo in fin dei conti perché alcune parole chiave definiscono la visione che noi abbiamo dell'attività del conservatorio: connessioni e rete, innovazione, integrazione, multidisciplinarietà e formazione, perché noi riteniamo che la musica non debba essere solo un intrattenimento, ma debba far parte delle conoscenze e del sapere degli uomini al pari di tutte le altre discipline del sapere. Ha reso possibile questo nostro spazio il dottor Jacopo Chessa, a cui cedo la parola per un saluto, col quale c'è una consonante sintonia, diciamo già da 3 anni fa, siamo quasi diventati amici noi, pur vedendoci poco, però la sua disponibilità e la sua sensibilità ha concesso questa opportunità a noi e lo ringraziamo. Grazie, grazie. Allora, forse non era proprio 3 anni fa, ma questo progetto lo seguo da tanto, perché ci siamo fatti, mi ricordo, una call, ci siamo conosciuti prima, è stato l'anno scorso siete venuti a presentarlo. Allora, quindi sono particolarmente contento intanto che ci sia così tanto pubblico, mi fa molto piacere. Il Conservatorio di Rovigo è un ente estremamente prezioso per il territorio, perché è uno dei pochi conservatori italiani, se non l'unico, ad avere un indirizzo colonne sonore per l'audiovisivo. Ovviamente per voi è anche un po' sperimentale fare questa collaborazione sul film di Nuzzo, però dico che lunedì per esempio si parlerà di formazione di figure professionali. Quest'idea di avere una specializzazione sulle musiche da film in regione è un qualcosa di più nel sistema cinema veneto, e per questo vi ringrazio. Detto questo, proprio vi accolgo, anzi sono io che ringrazio voi perché siete qui, e lascerò la parola all'assessore. Piacere, io do la parola all'assessore della cultura della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, che è di Rovigo, della provincia di Rovigo, e che ovviamente ci segue con attenzione da tempo, ed è un piacere averlo ritrovato qua, al tal punto che noi probabilmente sforeremo i tempi perché lui ce lo permetterà. Grazie. Grazie. Beh, innanzitutto è un momento lieto questo, siamo al secondo giorno di lavori di questo spazio che mettiamo a disposizione delle eccellenze della nostra regione, di tutte quelle attività
che sorgono sul nostro territorio, che si realizzano, devo dire, con un rinnovato entusiasmo anche a seguito dei momenti complessi che abbiamo vissuto negli ultimi anni, ma anche di quelli che stiamo vivendo adesso. Quindi per noi è veramente, oltre che un piacere, un onore potervi accogliere qua in questo spazio, che è lo spazio della ragione, ma è il vostro spazio. Un ringraziamento e sicuramente un plauso particolare anche per una vicinanza che è stata sottolineata dal Presidente, territoriale e affettiva, al Conservatorio di Rovigo, che è naturalmente rivolto ai giovani, ed è questo un aspetto molto importante, il tema della formazione dei nostri giovani, del futuro, delle prospettive. Per noi rappresenta uno degli obiettivi fondamentali rispetto anche a quella che è la nostra attività in Regione. Quindi riteniamo che questa collaborazione sia sicuramente un'evidenza di quello che si può fare e delle prospettive che ci sono nel mondo della musica e di come si possono sposare rispetto alle produzioni cinematografiche. Non dimentichiamo mai che l'emozione, il ricordo che ci trasmette un grande film, non può mai essere slegato da una grande musica, da una grande creatività. Abbiamo degli esempi meravigliosi in Italia e quindi mi pare che questo tassello rientri proprio in una dinamica di questo tipo. E non posso che quindi che complimentarmi e augurando a voi il migliore successo. Grazie ancora. Grazie a lei. Allora, grazie mille. Intanto il professor Biscarini può restare qui. Come diceva il dottor Scaranello, oggi siamo qui per presentare quel posto nel tempo. I tempi, come dicevo, sono strettissimi. Ci saranno anche più spazi durante la giornata per poter incontrare gli attori e poter ampliare il discorso. Alle 18 ci sarà un Q&A, un incontro con gli attori alla Sala Laguna. A seguire ci sarà un aperitivo all'Isola Edipo e poi questa sera alle 21 alla Sala Astra. Qui del Lido ci sarà la proiezione per la stampa e per il mercato, press industry, diciamo così. Quindi adesso cominciamo con approfondire la parte musicale che è stata introdotta fino adesso, e c'è qui il professor Biscarini, con cui cominciamo a parlare innanzitutto del lavoro su questo film e poi, come accennava il professor Scaranello, degli altri progetti a tema cinema del Conservatorio. Piacere, Marco Biscarini, compositore per il cinema e docente capo dipartimento di musica per il film del Conservatorio di Rovigo. Quel posto nel tempo è stata per noi l'occasione di trasformare una scuola in semplice didattica in un grande laboratorio di produzione. Quindi abbiamo accettato molto volentieri 2 anni fa questa sfida di realizzare tutta la parte audio, cioè colonna sonora, post-produzione audio e scene diegetiche di questo film che ci fu proposto da Paradise Picture nella figura di Giuseppe Nuzzo. È chiaro che un progetto del genere ha messo in moto diversi dipartimenti, dal dipartimento dell'opera a quelli tecnologici del sound design, della post-produzione, quelli dell'orchestra diretti mirabilmente dal maestro Stefano Celeghin, che è qui presente, lo ringrazio sempre per il contributo che ha dato a questa esperienza, nonché i compositori della colonna sonora che vengono fuori dal primo master italiano di specialistica in film music composition. Ecco, noi abbiamo aperto a un master in film music composition e i nostri 9 studenti partecipanti, primi in Italia, hanno potuto realizzare la colonna sonora di un film e sono gli autori della colonna sonora del film. Per cui un progetto interdipartimentale sicuramente nuovo per la scuola italiana, per il conservatorio, ma che segna un passo da cui non si torna più indietro. Da questo momento noi abbiamo iniziato a lavorare proprio nel programmare l'anno scolastico sulla produzione. E proprio per riprendere parole di Chessa, nel nome proprio di essere non solo didattica ma formazione professionale. Vogliamo che dai nostri corsi escano dei professionisti e questa è la strada che abbiamo intrapreso. Sono
Sono molto incuriosito dal progetto Flatlandia di cui parlava prima il professor Scaranello. Di cosa si tratta e in cosa compone? Tra l'altro, se non sbaglio, c'è anche un contributo video dopo da vedere. Flatlandia nasce da un'idea del nostro direttore Vincenzo Soravia, di un'opera multimediale, cioè portare in teatro il cinema e il teatro d'opera di tradizione e mescolarli insieme in un grande ambiente sonoro visuale. Per questo abbiamo progettato un'opera con scenografie visual, quindi interamente immersiva, e sono state curate da Giorgio Bertinelli, che è il nostro insegnante, docente di composizione visual al Conservatorio di Rovigo, ed è anche questa una novità. Noi portiamo delle materie del futuro, dei prossimi anni, in cui io scommetto che nei prossimi anni il visual prenderà sempre più piede. Abbiamo molto investito su uno dei più bravi giovani visual italiani, appunto Giorgio Bertinelli. Tutta la parte tecnico-informatica invece curata da Francesco Pellegrin, un altro preziosissimo nostro collega, che forma il team di questi insegnanti con cui stiamo pensando dove sta andando il cinema nel futuro. Flatlandia è una prima risposta dove sta andando il cinema del futuro, e naturalmente anche qui poi c'è stata la partecipazione dell'orchestra, del maestro Stefano Celeghin, che ha composto le musiche, parte delle musiche insieme ai compositori del nostro dipartimento. Quindi c'è stato lo stesso tipo di approccio a quel posto nel tempo, ma portato in teatro, e su questo vorrei mostrare se possibile il primo contenuto video numero uno, Flatlandia, il piccolo trailer che vi rimanda alla fine anche al logo, al codice a barra, dove chi è interessato a vedere per esteso il docufilm che abbiamo realizzato sull'opera può farlo tranquillamente. Flatlandia è un titolo appunto suggestivo, in quanto richiama un paese che si esprime su un unico piano. Ma quello che mi ha colpito di questo racconto è il sottotitolo. Un racconto viene definito a più dimensioni, fantastico a più dimensioni. Io ho trovato opportuno creare quella sensazione che il racconto vuole trasmettere, quindi far rivivere lo spettatore uno spettacolo a più dimensioni. Citazione dal vivo, quindi la tradizionale, diciamo, scenografia in tempo reale dal vivo, poi l'importanza della proiezione, quindi di tutta la parte video che riprende sia delle scene che vengono svolte in esterna, e quindi abbiamo una dimensione del passato che viene vissuta nel presente, quindi non in tempo reale, che è stata registrata precedentemente, così come poi delle immagini che interagiscono con la trama stessa. Quindi quello che viene proiettato non vuole essere semplicemente uno sfondo di immagini, ma sono tutte scelte, costruzioni video che richiamano la stessa tematica e inducono, invitano e si prefiggono lo scopo di far rivivere quella dimensione, quella particolare dimensione che viene trattata in quel momento, anche lo spettatore. Si può elevare un numero alla terza? Fai uno sforzo di immaginazione
e applica il calcolo alla geometria. Tu sei un ciarlatano? Come fai a parlare di noi di là, voi di qua? Come se si potesse saltare per gioco da un mondo all'altro, da una dimensione all'altra. Vedi che mi conosci. Lo sapevo. E poi quella ulteriore dimensione di mettere insieme appunto il balletto, la componente coreografica che è di antichissima data in uno spettacolo dal vivo, e quindi mi premeva recuperarla perché la ritengo una componente fondamentale per il coinvolgimento dello spettatore. E poi appunto anche l'ulteriore multidimensionalità sul piano acustico, quindi avremo occasione di sentire sia dei suoni dell'ambiente che si mescolano, che si sovrappongono, com'è la realtà quotidiana, con i suoni che vengono prodotti e vengono eseguiti dal vivo, ma anche dei suoni che vengono riprodotti preregistrati, così come c'è la preregistrazione dei balletti. Quali sono gli obiettivi formativi di un'operazione articolata come è stata Flatlandia? E sono fondamentali gli obiettivi formativi all'interno del conservatorio per la realizzazione di quest'opera. La capacità sempre più rara, direi, nel percorso scolastico, non solo dell'interdisciplinarità tra i diversi dipartimenti, quanto dall'armonizzare le diverse personalità. Quindi sarebbe più opportuno parlare in questo caso di interpersonalità più che di interdisciplinarità, perché il mio obiettivo è quello di valorizzare, di far emergere, di tirar fuori quella che è la personalità artistica e soprattutto creativa dei giovani studenti. Noi impariamo dalla storia che le grandi personalità sono arrivate alle loro scoperte, le loro più grandi scoperte, in una fascia di età che è proprio questa, dai 20 ai 30 anni. E ce lo insegna Einstein, ce lo insegna Planck, ce lo insegnano i grandi artisti, e quindi dobbiamo veramente non sottovalutare questo potenziale che tutti noi abbiamo in quella fascia di età. E poi c'era uno scambio di fiducia reciproca, cioè ognuno aveva fiducia del lavoro dell'altro, e questo non faceva altro che alimentare quella componente che per me è fondamentale nel lavoro di squadra e soprattutto nella formazione dello studente, quella di riuscire a dialogare in modo armonico, in modo sereno, perché è l'unica forma di dialogo veramente valida. Ditelo a chi di dovere, ditelo che io non ci rinuncio, che provino a cavarmelo con la forza se ci riescono, un lusso che nemmeno il Padre Eterno si è potuto concedere. Immaginare cose impossibili.
chiederei al professor Biscarini, vedo qui che ci sono molti altri progetti, un'altra esperienza con Nuzzo per il cinema, un progetto di ricerca, quindi se ci può parlare di queste, di sì, assolutamente, quello che bolle nella pentola del conservatorio. Ci piace venire ogni anno in questo spazio per presentare quelle che sono le nostre progettualità per il futuro, proprio per darci degli obiettivi. E quindi io quest'anno l'obiettivo è ambiziosissimo, perché il primo progetto filmico che abbiamo incontrato è con un progetto europeo denominato BIP, quindi finanziato interamente dalla Comunità Europea. Quindi un conservatorio come Rovigo di provincia si affaccia in uno scenario europeo con 5 partners, fra cui Tallinn dell'Estonia e Siviglia della Spagna, e realizzeremo un film di un produttore finlandese, Jani Poso, che ha mandato un saluto, se si può mandare il contenuto video 2. E Jani Poso, produttore finlandese premiato a Venezia 2 anni fa, ha sposato questo nostro progetto di realizzare un film con diversi istituti europei che fanno capo a Rovigo, che sarà il punto centrale, e di realizzare un vero film che andrà in distribuzione, in commercio e nei festival, con dei tempi di produzione ben specifici. È una cosa molto ambiziosa, siamo molto fieri, perché essere a questi livelli e cimentarsi a questi livelli è, per noi è una grande sfida. Jani Poso. Ciao! I'm not a horse. I'm director Teemu Nikki. My last film, The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic, was premiered in Venice, and we even won the Horizonte Extra prize. And now I'm in a horse that is in the next film, Snot and Splash. And the producer is riding on me. Jani Pöse, please. Hi, I'm Jani. I'm the producer of Snot and Splash, and we would be so delighted to introduce the film next year in Venice. It would be the most fantastic thing that can happen to the film, because Venice is the best festival in the world. And before that, we are going to work on film's music with Conservatorio de Musica de Francesca. I hope I said it right. So hope to see you next year. Ciao. Ciao, ciao. È un produttore che fa 4 film all'anno, quindi interfacciarsi con questi tipi di persone e sicuramente poter mostrare le professionalità dei nostri studenti è una grande occasione e siamo felicissimi. E infine, prima di arrivare al nuovo progetto con Paradise Pizza, volevo dire come stiamo portando tutte queste esperienze dentro un grosso progetto di ricerca nazionale, per cui il Ministero ci ha dato 500.000 euro insieme all'Università di Udine, Genova, Torino e il Conservatorio di Trieste, quindi un cosiddetto PRIN nazionale, finanziato proprio con le parole del Ministero, dicendo: siamo molto incuriositi dall'interazione di un dipartimento compositivo creativo con l'Accademia dell'Università, in cui si svilupperanno l'argomento dei nuovi linguaggi del cinema. Ecco perché ci stiamo buttando sul teatro multimediale, ecco perché sposiamo le idee di produzioni cinematografiche che vogliono incontrarsi con noi e sviluppare progetti fra industria e scuola. E quindi questa sarà, credo, la ciliegina sulla torta, perché siamo anche i primi, grazie a questo PRIN nazionale in Italia, ad aprire i dottorati di ricerca, assegni di ricerca. È la prima volta che un conservatorio lo fa in Italia, siamo noi con questo progetto, e per cui ci sentiamo grandi e pronti a grandi sfide come questa finlandese. E naturalmente il nostro amico Giuseppe Nuzzo, ormai partner, adesso gli cedo la parola volentieri e parlerà lui dei nuovi progetti insieme. Allora resto io? Non lo so. Io ringrazio il professor Biscarini. Anna, vieni tu. E invito la professoressa Anna. A me. Grazie. Caro, grazie.
che meraviglia essere qui ancora una volta, è il terzo anno che siamo qui, vuol dire che abbiamo qualcosa da dire, sì. E in work in progress, ma abbiamo portato un progetto realizzato e oggi lo raccontiamo. Questa connessione, mi sento artefice e ne sono fiera di aver creato questo ponte tra Giuseppe Nuzzo, successivamente Antracine, con il produttore Angeloni che è qui presente, con l'attrice Marina Rei, ecco, Giovanna Rei, scusami. E questo consente veramente di poter raccontare qualcosa che si è realizzato. Il nostro conservatorio è un conservatorio singolare perché crea degli artisti ma non li abbandona, creiamo l'opportunità dalla formazione alla realizzazione della propria professionalità. E l'impatto diretto con l'esterno, con l'industria cinematografica, significa che è un conservatorio vivo, un conservatorio nel quale c'è l'interesse dell'allievo che si affida. In questo caso abbiamo realizzato, come poco fa ha accennato il collega Biscarini, la colonna sonora e non solo. La cosa interessante è che nell'ambito del conservatorio c'è una sinergia tra i dipartimenti, quindi il dipartimento di musica applicata all'immagine, il dipartimento di canto e la connessione con l'arte scenica di cui io sono docente. Abbiamo creato nell'ambito del film Quel posto nel tempo di Giuseppe Nuzzo, anche oltre alla colonna sonora, anche le scene diegetiche dell'opera Orfeo Euridice di Gluck, quindi un'interazione, la capacità anche, come diceva il collega, della trasversalità, no? Di questo conservatorio. La capacità di poter produrre significa che ci sono le professionalità ben costruite che offrono poi un prodotto definito che uscirà adesso nei cinema il 21 settembre, questo film, che in anteprima, immagino questa sera, no? Al Festival del Cinema di Venezia ci sarà la proiezione. Quindi c'è una connessione diretta tra chi cresce nella professione e nella realizzazione di sé, che credo che sia una cosa importante. E com'è stato il lavoro sul set nel fare questo lavoro di secondo grado, mi viene da dire, cioè dover mettere in scena un'opera che però non è un'opera vera e propria, ma è una sequenza di un film, quindi il rapporto anche con gli attori? Ma è stato fantastico, con la Rei c'è stata un'interazione veramente singolare, perché c'era il maestro Celeghin che dava indicazioni, no? Come usare uno strumento, quindi questa è bellezza già, questa interazione, questa capacità di poterci raccontare in maniera diversa. E poi eravamo in un contesto veramente meraviglioso, eravamo nel teatro della Reggia di Caserta, una concessione straordinaria, uno spazio architettonico nel quale siamo andati a interagire con gli allievi, con i cantanti che hanno realizzato questa parte della scena del film di Nuzzo, e quindi una grande emozione, una duplice emozione, il reale e la finzione teatrale che si abbracciavano con degli artisti straordinari. Grazie mille. Grazie a voi. Professoressa Cuocolo, e chiamo Martina Borzillo. Benvenuta, ben arrivata. Martina Borzillo. Il microfono? Sì, adesso sì, ecco qua. Okay. E produttrice? Sì, esattamente. E quindi volevo chiederle velocemente una sua riflessione sull'importanza della formazione educativa e professionale, e poi il lavoro all'interno di un sistema professionale vero e proprio. Allora, io trovo intanto fantastico il fatto che all'interno del film di Giuseppe Nuzzo, appunto, ci sia stata questa sinergia, questo connubio tra, appunto, il mondo della musica e nello specifico il conservatorio. Credo abbia dato veramente segnale di apertura, di voglia, perché partendo dalla formazione di giovani ragazzi che saranno ovviamente giovani talenti, ha consentito veramente questo ponte all'interno di questo film. E da giovane produttrice che fin dall'inizio ha creduto e crede nell'importanza
che si deve dare all'interno del, del mondo cinematografico ai giovani, credo che questo sia un esempio veramente fantastico, perché è giusto che venga fatto apprezzare il valore della musica anche all'interno appunto del, del mondo cinematografico. Spesso questa cosa non accade, e veramente il conservatorio credo che abbia dato un'ottima opportunità al cinema, e il cinema a suo modo, con il film di Giuseppe Nuzzo, abbia accolto veramente in maniera magistrale questa opportunità. Grazie mille a Martina Borzillo. E invito qua vicino a me la parte, come dire, più cinematografica di questo film, quindi Giuseppe Alessio Nuzzo, che è il regista del film, benvenuto. Ah, ce l'hai là. Il produttore Edoardo Angeloni. Buonasera, benvenuto, lascio il microfono. Vabbè. E poi due degli attori del film, Leo Gullotta, che come vedete dalla locandina è il protagonista, è a Palermo per girare una serie Netflix, ma sarà poi a Roma e a Napoli per le presentazioni alla stampa il 19 e il 20, e ci teneva a salutarvi. E invito qui sul palco Giovanna Rei e Thomas Arana, benvenuti. Qui c'è un microfono. Oh, magari io ce l'ho. Ah, e ce n'è un altro lì, ok. Allora. Grazie. Le lascio. Salve. Mi hai detto una bugia. Allora, cominciamo da Giuseppe, dal regista. Abbiamo pochissimi minuti, quindi chiedo a tutti di essere veloci. Poi ci saranno, come dicevo, dalle 18 in poi altre possibilità di parlare con loro. Però appunto il film nasce da un cortometraggio molto premiato, che ha fatto il giro dei festival in Italia e non solo. Come sei passato a farne un lungometraggio, che peraltro uscirà il 21 settembre, che è la giornata mondiale dell'Alzheimer? Sì, innanzitutto ringrazio la serie di associazioni dell'Alzheimer che sono qui, perché questo film nasce da una esperienza personale, è diventato un cortometraggio, poi un libro, un documentario, e grazie ad Antracine siamo riusciti a realizzare un prodotto cinematografico, un lungometraggio che presentiamo oggi nelle sale cinematografiche dal 21 settembre e oggi in anteprima a Venezia. Ha una novità: il racconto non deriva dal caregiver, chi accudisce l'ammalato, ma dalla viva voce del protagonista. Quindi lo spettatore, attraverso gli occhi del protagonista, diventa un po' parte di questa malattia, che vede la mancanza della memoria, dei ricordi come base, insomma, di questa sintomatologia. Quindi io ringrazio un po' tutti coloro che hanno creduto in questo film, Leo, il cast, anche la parte autoriale, c'è lo sceneggiatore presente Eitan Pitigliani, c'è una serie di compositori che hanno fatto parte di questo film, quindi ci abbiamo creduto tanto. Io andrei a presentarvi in anteprima il trailer, perché non voglio parlare a voce, anche perché alle 18 in Sala Laguna avremo un momento dedicato proprio anche alle domande del pubblico, quindi vi invito tutti quanti a partecipare alle 18 a questo momento, e quindi pregherei la regia di farci vedere il trailer in anteprima, che da questo momento in poi è anche disponibile in anteprima su Movie Player. Cara Michela, provo a scriverti questa lettera per farti capire il mondo in cui sono costretto a vivere. Ho tutte queste sensazioni che mi disturbano, in continuazione mi disturbano. Dobbiamo fare qualcosa, eh? Tu non puoi stare così. Dov'è Michela? Dovevo morire io quella notte, non dovevo morire lei. Il silenzio fa dimenticare. Con lei è arrivata la musica. Papà, tu mi stai facendo preoccupare così. Nonostante la malattia, sei fortunato, perché puoi viaggiare indietro e ritrovarti in un punto della tua vita dove la mente ti porta. Perché non riprendi a suonare? Perché? Te lo devo spiegare. Bisogna trovare la musica. Hai capito, Mario? La musica, Mario! La musica! Se è vero, io sono giocattolo scassato, quel colpa mia.
Però ti prego, ma tu non devi pensare più al passato. Tu non hai paura di dimenticare, hai paura di ricordare, di rivedere ciò che ricordi. Dalla tua vita che hai deciso di lasciarti alle spalle, dai tuoi affetti. Il passato si chiama così perché è passato. E non ci può cambiare. Non è vero. Non è vero, non è vero. Dal 21 settembre al cinema e alle 21 per chi ci sarà lo potremo vedere in sala Astra. Tra l'altro, soprattutto per chi mastica un po' di Alzheimer, non ha potuto che notare che c'è questa inversione dei ruoli, che ovviamente la figlia e ovviamente la moglie nei ricordi, ma poi gli saranno gli attori a raccontarcelo, diventano poi i genitori, insomma, dei propri genitori, quindi c'è questo aspetto molto sociale. Grazie mille Giuseppe, adesso farei parlare i due attori, prima Giovanna, un ruolo che da questo trailer si nota essere un ruolo centrale nel ricordo, nel racconto del protagonista. Che ruolo è, come è stato lavorare e come è stato il rapporto con Leo Gullotta? Dunque, partiamo dal fatto che comunque questo è un progetto che io mi sono ritrovata raccontato da Edoardo Angeloni, non conoscevo ancora Nuzzo, e eravamo nella post pandemia e gli animi di tutti erano tutti molto, come dire, sensibilizzati dal dolore, dalla sofferenza, il mio anche sicuramente. Quando Edoardo mi ha parlato di questo progetto mi è sembrato una bella occasione mettere insieme un giovane regista, un neo produttore e fare questa squadra, creare questo team per poi realizzare questo film. La Film Commission aveva premiato la sceneggiatura e quindi insomma c'era un contributo della Film Commission, ma era molto difficoltoso, giusto, andare avanti con questo progetto. Allora mi sono messa zaino in spalla insieme ad Edoardo, qualche volta anche Nuzzo, alla ricerca di qualcuno che ci aiutasse a realizzarlo, perché altrimenti avremmo perso anche il contributo, eccetera. Quindi mi sento molto, come dire, parte attiva di questo progetto, perché altrimenti, insomma, probabilmente l'avremmo sicuramente visto, ma fra qualche anno. E quindi questo mi rende molto fiera, perché la cosa che mi ha spinto principalmente a crederci e comunque a mettere insieme tutte le energie è stato proprio il fatto che si parlasse di Alzheimer, e non solo, di un rapporto tra padre e figlia doloroso, di abbandoni, di dolori di vario genere. E quindi mi sembrava, insomma, un'occasione anche per quanto mi riguarda di crescita, perché comunque io mi sono sempre dedicata un po' di più alla commedia, ho sempre evitato il dramma, perché io dico sempre, perché il dramma ha accompagnato la mia vita da quando sono piccola, quindi voglio dire, lo evitavo appunto per quello. Detto questo, il ruolo il mio ha avuto una trasformazione, perché poi all'interno del film a un certo punto si è deciso di, giustamente anche per una questione varia di età e cose varie, di fare in modo che comunque io facessi la moglie, non più la figlia, però comunque insomma sono nei suoi ricordi. Ovviamente faccio parte della parte bella del film, perché comunque è la parte dove lui ha gioito di più, dove ha potuto sperimentare l'amore, perché poi dopo se l'è negato, dopo la sua morte, negandolo anche alla figlia, ed è sicuramente molto toccante. Io l'ho visto e mi sono molto emozionata. Grazie. Thomas Arana invece... Scusate, voglio dire, poi zaino in spalla, volevo ringraziare poi chi ci ha dato la possibilità di realizzarlo, e abbiamo bussato a tante porte, ma alla fine mi sono giocata la carta vincente, che era l'amico Ferone, e ci ha dato la possibilità di realizzarlo. Stessa domanda per Thomas Arana, qual è il ruolo nel film e com'è stato lavorare in questo progetto così denso? Well, per me è stato un onore di partecipare con un film
con questo soggetto, un film sincero che parla di una malattia che molti di noi abbiamo, amici o parenti che hanno avuto questo problema. Quindi, no, c'è il feedback. E comunque, e poi è raccontato in un modo molto semplice e anche molto diverso dal comune. Quindi per me è stato un grande piacere partecipare. Perfetto, grazie. Parola al produttore Edoardo Angeloni. Esatto. Buongiorno a tutti. Grazie, infatti. Due parole sulla sfida produttiva del film. La sfida produttiva, come diceva il professor Biscarini, c'è sempre una prima volta. Quindi ci siamo giocati questa prima volta insieme con Giovanna, ne parlammo del progetto e insieme a lei, diciamo come si dice a Napoli, abbiamo galoppato per trovare chi con noi potesse darci la mano a realizzare il progetto. Quindi a questo punto non mi resta che ringraziare la Film Commission Regione Campania, il nostro produttore associato, il Conservatorio di Rovigo e la persona di Anna Cuocolo, che una grandissima collaborazione ci ha permesso anche di presentare il film questa mattina qua al Padiglione Veneto. Ne approfitto, visto ringraziamento a tutti. Qui a fare un saluto prima di chiudere il direttore della campagna Film Commission, Maurizio Gemma. Prego, benvenuto. Le lascio. Ah, ecco là il microfono. Grazie. Salve. Che dire, io vorrei dire subito una cosa poco tecnica, un po' sentimentale, un po' sentita, perché poi in fondo facciamo questo lavoro anche per passione, ci occupiamo di cinema anche perché amiamo il cinema. E beh, devo dire che Giuseppe, che io seguo da anni per i suoi diversi cappelli, un promotore culturale, direttore artistico di tre festival, ma soprattutto devo dire ha un passato fra l'altro anche di ortodontista, insomma, e forse il suo approccio, diciamo, la sua sensibilità, la sua attenzione agli aspetti anche scientifici, diciamo, si risentono, no? della malattia, nel racconto della malattia. Bene, ma lui non si è soffermato su questa dimensione scientifica o tecnica, diciamo, di questa malattia, fra l'altro oscura, su cui, diciamo, la scienza non ha dato ancora molte risposte. Lui prova con molto coraggio, devo dire, a fare un racconto lirico, molto poetico, utilizzando appieno, diciamo, come dire, dimostrando di essere a suo agio, sia, diciamo, la dimensione onirica, che è prossima a quella del racconto filmico, sia, diciamo, il racconto autoriale, no? La cifra autoriale, nella quale si muove molto bene, ma al tempo stesso fa molto bene perché non dimentica che un buon film deve rispondere a questi canoni autoriali, ma deve anche parlare a un vasto pubblico. E per questo utilizza un cast strepitoso, sono stati citati Leo Gullotta, Giovanna Rei, Thomas Sarana e, voglio dire, e altri attori che fanno parte del cast, che si sono prestati credendo in questo progetto ambizioso, molto complesso, che però è stato gestito, devo dire, con molta maestria. Chiusa questa parentesi un po' più sentita, un po' più improvvisata, mi fa piacere dire qualcosa dal punto di vista tecnico. Mi rimetto il cappello da Film Commissioner, mi fa piacere che Nuzzo e che i suoi partner, i produttori, Edoardo Angeloni e Ciro Ferone, siano stati capaci di costruire una compagine di collaborazioni così interessante. Molti complimenti al Conservatorio di Rovigo, che ha intuito l'importanza della costruzione di un ponte tra i banchi, tra l'accademia, tra, diciamo, la formazione e il fare in questo caso cinema. Ecco, Nuzzo e i suoi partner sono stati capaci di mettere assieme la nostra Film Commission, quella del Veneto, il Conservatorio di Rovigo, le associazioni che si muovono, diciamo, che sostengono la lotta e la ricerca su questa malattia davvero ancora oscura, e devo dire, fra l'altro, è riuscito a tenere in piedi, con un budget tutto sommato
molto limitato per quella che era l'ambizione artistica e realizzativa del film, un cast, ripeto, davvero molto significativo e soprattutto una realizzazione davvero molto, 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 diciamo, importante. Il film è realizzato, ci sono dei flashback, ci sono delle cose period, cioè ambientazioni di epoca, c'è la Reggia di Caserta, come è stato detto, quella di Portici, c'è Sorrento, insomma, voglio dire, non ci sono stati limiti sulle ambientazioni. Dunque, davvero tanti complimenti. Chiudendo, dico che per parlare di noi stessi, della Film Commission Regione Campania, siamo stati davvero contenti di sostenere anche questo progetto. Come ho detto in altre occasioni, anche stamattina in una piccola intervista, da anni stiamo attraendo la grande industria audiovisiva sul nostro territorio e sotto gli occhi di tutti e nei vostri schermi e soprattutto nelle vostre televisioni, diciamo, la quantità e la qualità di prodotti realizzati sul nostro territorio, però non abbiamo mai mancato di dare attenzione anche ai nuovi talenti, ai nuovi autori e soprattutto alle nuove compagini produttive che per me sono preziosissime. Complimenti vivissimi. Ringrazio i nostri ospiti, loro e quelli che ci sono stati prima, ringrazio voi che ci avete ascoltato, vi do appuntamento alle 18 in Sala Laguna per l'incontro con gli attori e con Giuseppe a proposito del film e alle 21 al Cinemastra per poterlo vedere questo film. Grazie a tutti e all'anno prossimo.